trovate sul mio canale. Ragazzi, è passato parecchio tempo dall'ultima volta che ci siamo visti e sentiti, sia in cam che sia sul canale con le partite live. Principalmente l'8 novembre 2019, che era il giorno in cui è uscito in anteprima, o meglio la data di lancio, di Death Stranding. Io sul canale ho potuto caricare qualche video, qualche livello che sono riuscito a fare, ma poi l'ho dovuto abbandonare perché poi pure con questa situazione che purtroppo stiamo avendo e stiamo cercando di fronteggiare nel miglior dei modi, nessuno si sarebbe aspettato che il 2020 sarebbe stato un anno molto difficile sia a livello sanitario, sia a livello economico, sia a livello lavorativo, sia a causa di questo maledetto virus che sta circolando in tutto il mondo, o meglio il coronavirus o Covid-19 che si è diffuso direttamente dalla Cina. Nessuno, ragazzi, si sarebbe mai aspettato una situazione talmente drastica e drammatica come la nostra generazione a dover affrontare un virus di questo genere. Però alla fine è successo, dobbiamo cercare di eliminare questo virus, isolarlo, sconfiggerlo nel miglior dei modi, e l'unico modo per farlo è cooperare tutti quanti insieme. Perché questo? Perché vedo, come all'inizio che da febbraio fino a maggio siamo stati chiusi dentro e abbiamo avuto il lockdown nazionale, come anche gli altri paesi hanno avuto il loro lockdown, non siamo potuti uscire, abbiamo dovuto cercare di limitare i contatti sociali nel miglior dei modi, abbiamo dovuto pure, diciamo, limitarci parecchie libertà, e parecchie persone pare che non abbiano capito questa situazione che stiamo avendo, una situazione veramente drammatica, specialmente persone che non hanno rispettato regole e tuttora infrangono le regole del distanziamento sociale, degli assembramenti, della mascherina, eppure col fatto degli abbracci, i saluti, pure i contatti diretti. Sinceramente questa è una situazione che praticamente è inaccettabile, perché il virus esiste, il virus è reale, dobbiamo fronteggiarlo nel miglior dei modi, non con la stupidità e il menefreghismo. Il virus si vince con l'intelligenza, con l'astuzia, la furbizia, non dobbiamo dimenticare queste cose, ragazzi. Perché quest'estate molte persone, invece di seguire le regole, hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Sono andati al mare, sono andati all'estero, sono andato qua. Non dico che uno non deve andare al mare, però almeno gli assembramenti rispettateli. Invece no, ognuno ha fatto quello che ha voluto, ognuno ha deciso quello che voleva decidere, e quindi alla fine quello che è stato è stato. Ora ci troviamo in questa situazione sia per la stupidità, l'indecenza della gente, perché sinceramente non se n'è fregata in nessun modo, né per la salute di se stessi né per gli altri, perché giustamente questo virus può beccare pure le persone più fragili, persone che magari hanno problemi di salute gravi, come i malati oncologici, oppure i malati immunosoppressi, quelli che hanno avuto un trapianto d'organo, che sia di renale, fegato, quello che è. Giustamente la gente non lo capisce, e per colpa loro ci troviamo anche in questa situazione, come adesso, che oggi è 9 novembre, e da due o tre giorni oppure di più la Calabria è stata, la mia regione è stata praticamente indicata come zona rossa, e che giustamente, e intendo giustamente, ci sono stati parecchi contagiati, però non parecchi contagiati proprio a livelli colossali, anche se gli ospedali saranno sicuramente pieni, non nego l'evidenza dei fatti, tutto quello che abbiamo visto con le testimonianze di medici e altre persone che sono state a contatto, o meglio dal vivo, in diretta col virus, che abbiamo potuto vedere sui telegiornali e su internet. Giustamente io mi faccio una domanda e mi devo fare una risposta concreta, come se fanno altri: perché in tutti questi mesi non sono stati rafforzati gli ospedali della Calabria, come credo anche gli altri ospedali di tutta Italia, o meglio la maggior parte quelli del sud? Perché sono stati lasciati alla deriva proprio per nulla? E quindi adesso ci troviamo sia per colpa di chi doveva rafforzare gli ospedali, ma sia anche per colpa di gente che non ha saputo gestire bene la situazione, che chi magari come me e tanti altri che hanno fatto sacrifici, evitare di uscire per nulla e magari per le cose sia più grandi che più piccole, adesso ci troviamo in questa situazione. Voglio criticare, per carità, ma devo essere realistico e devo dire la realtà dei fatti. Comunque, io spero che questa situazione andrà per il meglio, si risolva, parecchia gente non muoia più, non ci siano più contagiati e torniamo al più presto alla normalità, a fino a quando uscirà un vaccino oppure dei medicinali tipo antibiotici che ci daranno la possibilità di fronteggiare questo nemico sconosciuto, o questo mostro come molti lo definiscono, e tornare alla vita normale.
Comunque, a parte questo che volevo dirvi, e che giustamente è la verità, io oggi vi faccio anche una sorpresa. Vi faccio una sorpresa particolare, a prescindere che dopo questo video faremo un video un po' più approfondito per quanto riguarda sulla next gen e magari sulla scelta facoltativa, non dico obbligatoria, scusate perché sto proprio per dire obbligatoria, o meglio per la scelta più adeguata per una console next gen, cioè per la PlayStation 5 o Xbox Series X. Oggi io, ragazzi, vi faccio vedere in anteprima, perché credo che l'abbiate vista da altre parti, la unboxing della Xbox Series X. Eccola qua, mi è arrivata poco fa col corriere, con Bartolini. Sono dovuto andarla a prendere, sono dovuto andare direttamente lì con mascherina e tutto, però è venuto, me l'ha consegnata e devo dire che la console è particolarmente integra, a prescindere che questa non è neanche mia, perché ho voluto fare un regalo a una persona molto particolare che sicuramente adesso mi sta vedendo. Voglio unboxarla, vedere che cosa c'è dentro e che cosa realmente può offrire questa console, perché poi giustamente mi auguro, dato che questo è il primo pezzo, cioè il pezzo di lancio, spero che questa qui non abbia dei difetti di fabbricazione, perché può capitare, ripeto, può capitare, facciamo sempre corna, che le console che ci arrivano direttamente a casa magari sono pure difettate e quindi magari le dobbiamo mandare indietro tramite GameStop, tramite Unieuro, Tronio oppure Amazon. Questa versione io l'ho presa su Amazon. Io ho voluto pure allegare, oltre alla console, anche il controller, il secondo controller, e più l'unità di caricamento, la charger station, l'unità di la stazione di caricamento. Bene ragazzi, a parte quello che vi ho voluto dire, direi che possiamo procedere con l'unboxing e vedere se realmente, sperando che questa console valga veramente la spesa sostenuta, e sia per il fatto che spero, dato che vi ripeto farò una recensione più, diciamo, tecnica completa sulla console per dirvi i pregi, i difetti o quello che è, e la faremo al più presto, vediamo un pochettino che cosa c'ha all'interno di questo pacco e vediamo un po'. Eccomi qua, adesso faremo l'unboxing della Xbox Series X. Come pacco, come contenuto, non è nemmeno male. Allora, come potete vedere, la cover è questa, quella predefinita. Non credo che ce ne siano un altro tipo. Qui abbiamo la parte frontale, la parte superiore della console dove ci sono le bocchettine dell'aria, cioè dove esce il calore. Qui di lato possiamo vederla a livello laterale come è alzata, e qui dietro praticamente ci sono i vari, diciamo, messaggi promozionali, Power Your Dreams, e qui troviamo le varie specifiche, cioè i 120 fps del 4K, più un tera di SSD, più il VRR, il Variable Refresh Rate, e più gli 8K di HDR che potremo supportare sui nuovi televisori di ultima generazione, diciamo tutte le specifiche tecniche della console. Comunque vi ripeto, per il momento facciamo l'unboxing, perché per una recensione tecnica preferisco farvela quando proverò la console e vedremo un pochettino come lavora, quali sono i tempi di caricamento, se si riscalda oppure qualsiasi altra cosa che magari è stata detta sul web. In questo momento cominciamo ad aprirla, la metto così perché si apre di così. Eccola qua ragazzi, ecco la Xbox Series X. Allora, io già sapevo come si apriva perché avevo già visto su YouTube le unboxing di altri youtuber famosi, tipo Player Insight, tipo Mike Scioscia, oppure quelli della testata redazionale tipo Multiplayer, IGN, EveryEye, insomma l'ho vista, però diciamo come apertura in questa maniera non è nemmeno male, è abbastanza carina. Comunque, questa è la console, adesso la prendiamo, sperando di non fare un casino. Infatti la console pesa, qui ci sono anche dei cuscinetti, eccolo qua, ok, eccola la console che sarebbe qua, qui c'è un volantino, che cos'è quel Power Your Dreams, che questo è pure carino, mettiamo qua, ecco qui, qui c'è la console, che mo andiamo a spacchettare. Qui dentro ci sarebbe il manuale di istruzione per la vostra Xbox. Qui sotto non c'è niente, invece qua, dove potete vedere, che pure è carino come è predisposto lo scompartimento dei materiali,
più questi, diciamo, spugnette o cuscinetti, possiamo chiamarli pure, dove la console viene alloggiata per impedire che si muove e si danneggi. Comunque, qui abbiamo invece, dentro il pacchettone, aspetta che mi sposto per questo, dentro il pacco abbiamo la varia cavetteria, cioè cavo di alimentazione bipolare per Xbox, poi abbiamo il nostro cavo HDMI 2.1, che è pure molto carino come è gestito la predisposizione del cavo, come è stato praticamente messo dentro questa fasciatura, come è fatto. E più qui abbiamo la varia manualistica, che io sinceramente non andrò a leggere, però se voi avete dei problemi a come, diciamo, configurare oppure muovervi con l'Xbox, potete farlo direttamente con i manuali. Poi qui dentro c'è il controller dell'Xbox. Fatemi vedere se qui sotto c'è qualcosa, ma non credo. No, non c'è niente. Vabbè. E questo è tutto in pacchettone. Ora, tralasciando questo, io mi auguro, ma lo so già, e quindi sinceramente non mi interessa più di tanto, però voglio vedere. Vi faccio vedere che questo controller avrà le batterie, cosa che sinceramente a me fa veramente schifo e la vorrei far volare fuori dalla mia. E infatti, come ho detto, è successo. Allora, io faccio solo una piccola premessa, piccolissima, perché poi vi ripeto, nella recensione tecnica vi spiegherò tutto. Io sinceramente non ce la faccio più, dal mio punto di vista, vedere una console next gen di questo tipo che c'ha lo scompartimento estraibile delle batterie. Allora, faccio solo una piccola notazione. Molti hanno detto, a prescindere perché Microsoft continua ancora con questa, diciamo, strategia di sempre mettere le batterie stilo ad alcalina direttamente dentro il controller ed estrarle, scusate. Perché? Per il semplice fatto che ci sono state il 70% degli utenti che preferiscono ancora queste batterie. Allora, io posso pure capirli, perché alcuni miei amici hanno detto: ma se per caso si fottono le batterie dentro il controller e tu non le puoi estrarre, dovresti mandare tutto il coso, il controller. Sicuramente è anche una rottura di scatole, però dal mio punto di vista, e che credo pure voi mi date ragione, siamo arrivati al 2021. La next gen non può contenere, diciamo, questa tipologia di scompartimenti estraibili delle batterie. Io non lo posso vedere, è più forte di me, perché questa non è mia, di una persona cara, è la mia questa console. Io l'avevo già buttato dalla finestra questa console, perché è una vergogna che Sony abbia adottato, come anche Samsung, LG, anche se non parlo a livello di gaming, parlo a livello di batterie, perché mo tutte le batterie sono integrate. Posso capirvi che è meglio che la batteria sia estraibile, così magari se si rovina la batteria la possiamo buttare oppure riciclare e prendere una batteria nuova senza che dobbiamo smontare tutto l'onnipotente. Lo capisco, però non capisco che un controller, cioè del 2021, ancora abbia queste batterie che si estraggono. Sinceramente pare di avere un controller oppure una console degli anni 90. Io non lo accetto, ragazzi, a prescindere dai punti di vista che dicono gli altri, non lo accetto. Queste saranno le solite batterie schifose della Duracell. Eccolo qua, cioè io devo avere le batterie che poi non sono neanche, no, sono Duracell. A prescindere che poi queste batterie dureranno sicuramente molto, ma molto di più, però sinceramente io non posso vedere delle batterie in un controller di nuova generazione che ancora le batterie si estraggono. Sinceramente non lo accetto. È un mio punto di vista, come tanti, che non piace, altri piace e sono contenti loro se gli piace, non è, sono gusti, per carità, però non è possibile vedere delle batterie di questo tipo. È una vergogna per me. Vediamo un pochettino di cacciare lo scotch senza fare danni e senza rovinare, perché questo purtroppo una bustina particolarmente facile da strappare. Allora, ragazzi, vi stavo dicendo, questa sarebbe l'Xbox Series X. Sinceramente è un pochettino pesante, peserà sui 9-10 kg massimo, forse qualcosa di meno. Comunque, la console si mostra così per quella che è, come ha presentato
sinceramente molto differente dalla versione precedente, cioè con la One X, perché è molto cicciottella, molto più alta, e sinceramente ha una forma un po' particolare, che la forma rispecchia particolarmente di un case da computer, anche se i case da computer non hanno queste dimensioni, anzi quelli più piccoli può darsi che ce l'hanno, ma vi dico la verità, un case da gaming di questo tipo io non l'ho mai visto. E poi è molto carino qui dalla parte superiore, dove c'è la ventola principale, che oltretutto è verde all'interno, perché sarà una ventola colorata di verde. Comunque questa sarebbe la parte frontale. Qui abbiamo il tasto di accensione, che però è un tasto a premuta, non è un tasto tipo touch, che sinceramente io apprezzo tantissimo. Però se fosse stato un touch, un tasto a touch, inavvertitamente avremmo pure sfiorato la console e quella si accendeva, e quindi da una parte Microsoft ha fatto una bella scelta. Qui troviamo la parte dove c'è l'ingresso dei dischi Blu-ray, cosa che mi interessa pure vedere anche i film come si vedono, perché vi ripeto, con la One X ho provato a mettere un film in 4K rispetto al mio lettore 4K, quello generico che utilizza dalla Samsung, che è ottimo. I film si vedono una camera. Ho messo su One X, si vedeva una schifezza, la schifezza delle schifezze. Mi auguro che su Series X non ci sia così. Comunque, sia l'ingresso per i giochi e per i film. Qui è l'ingresso USB, dove lo possiamo utilizzare per caricare il controller, oppure il tasto di sincronizzazione, che è dalla parte di sopra, dove serve per sincronizzare il controller con la console. Dalla parte laterali è fatto praticamente di misure, ed è fatto molto bene. Dalla parte del retro invece abbiamo le altre ventole, dove arriggono più l'aria. Qui abbiamo gli ingressi USB, più abbiamo un ingresso Ethernet, l'ingresso per il connettore di alimentazione bipolare, cioè il cavo di alimentazione che è qui, poi l'uscita HDMI o HDMI, se preferite, che è la stessa cosa, però vi ripeto, potete dire HDMI perché non è nessun problema. E abbiamo un ingresso per i supporti di memorizzazione secondari o supporti di memorizzazione esterni, che voi ci andate a collegare per aumentare la capienza dell'hard drive della console, che l'hard drive SSD della console è già da 1 tera, e sinceramente 1 tera basta e avanza. Però bisogna anche vedere con i nuovi giochi next gen che stanno per uscire se realmente pesano quello che devono pesare, perché già il fatto che PS5 abbia 700-800 giga di SSD, tra cui una parte di questi giga della memoria vengono utilizzati anche per il sistema operativo, credo che sia anche la stessa cosa per Xbox Series X. Comunque, questa cosa ne parleremo poi nella recensione completa. Poi, a parte questo, ragazzi, la console, giustamente, se voi ci appoggiate le mani facendo pressione con le mani, si fanno parecchie macchie, però sono macchie che se ne vanno. E quindi è questa, ragazzi. Io poi avevo preso, anzi perdonatemi, l'ho dovuto spostare perché ho dovuto fare un paio di spostamenti, ve lo faccio vedere, meglio, la stazione di caricamento per i controller, ok? Più un secondo controller, ecco la charger station, come potete vedere questo sarà la batteria che si contiene la charger, e qui dentro troviamo il cavetto che serve per attaccare. Batterie bellissime, le batterie, va bene, diciamo che abbiamo unboxato tutto, ragazzi. Adesso vi farò vedere il primo avvio della console, spero che il primo avvio non ci siano problemi, me lo auguro con tutto il cuore, e non ci siano difetti. Per il momento abbiamo finito con l'unboxing e partiamo col primo avvio della console. A tra poco, ragazzi. Allora, ho collegato la console direttamente a 4K. Adesso facciamo la prima accensione della console Xbox Series, sperando che non ci siano problemi di diversa natura, cosa che non mi auguro in nessun modo, però giustamente ci teniamo sempre preparati. Allora, io adesso collegherò direttamente il cavo USB, che anzi, un'altra cosa fondamentale, in scatola, il cavetto USB di tipo C, non l'ho trovato. Io comunque ho comprato il caricatore legato. Accendiamo, ok, l'accensione pare che vada bene. Adesso vediamo un pochettino che succede.
Sì, ragazzi, è partito. Adesso vediamo un pochettino quant'è il tempo di caricamento e tutto per la fase iniziale, perché giustamente questa è la prima volta che la accetto, quindi non so quanto impiegherà per configurarsi, però vediamo un pochettino. Marche è cambiato, vediamo la barra di caricamento. Allora, qui ci chiede insomma che lingua vogliamo impostare la nostra Xbox. Io la imposto italiano. Ok ragazzi, io mi sono connesso a internet, cercherà gli aggiornamenti automatici. Ho finito l'aggiornamento, mo la console si sta riavviando, perché vi devo dire l'aggiornamento l'ha scaricato in maniera molto rapida. Per esempio mo per l'installazione, la configurazione sta andando abbastanza veloce. Devo dire che One X non era a questi livelli. Chiede la configurazione del controller e vi devo dire che la sincronizzazione oppure la rilevazione del controller, questa procedura era totalmente differente dalla One X. Sinceramente questa è molto più carina. Allora ragazzi, io direi di provare un gioco. Io sto scaricando l'aggiornamento del gioco, non so se riesco a farlo partire. Questo sarebbe lo spazio che io vi stavo dicendo, cioè la bellezza, scusatemi che ho mosso il tappeto. Praticamente noi abbiamo la bellezza di quei 750 GB di spazio disponibile all'interno della console, dopo che l'abbiamo accesa, dopo che abbiamo fatto l'aggiornamento. Perdonatemi ragazzi, ma mi si era scaricata la batteria della videocamera. Allora, la cosa che volevo farvi vedere, e ve la faccio vedere perché ormai l'unboxing è finita, la differenza che volevo farvi vedere è del controller. Come potete vedere, questo è della One X, che è identico come quello di Series X, con una differenza. Il tasto centrale che serve per accendere il controller, qui lo vediamo in stile nero. Qui invece lo vediamo in stile verde, o un grigio mi pare. Sì, un grigio, scusatemi. Un grigio chiaro. E questo sinceramente è pure carino, non è male, anche se alla fine non si differenziano parecchio, cioè solo questa piccola differenza che il tasto centrale è di un altro colore e nient'altro. Settimana, spero anche prima, dovrebbe arrivarmi PlayStation 5. Quando arriverà PlayStation 5 faremo anche un unboxing con una recensione dettagliata. La scelta tra una console con lettore fisico e una senza dipende solo esclusivamente da voi, dalle esigenze che avete, magari pure dal costo, perché giustamente i costi sono differenti rispetto a quella con lettore fisico. Però giustamente io vi dico la verità, con una connessione a banda larga che non è neanche efficiente assai, è inutile dover comprarsi una console digitale e scaricare tutto online, perché ci impieghereste parecchio tempo. Al momento è tutto ragazzi, io vi auguro una buona serata e statemi bene, mi raccomando, rispettate tutti quanti le regole. Capisco che siamo in questa situazione, però purtroppo siamo anche in questa situazione per l'incoscienza di molte persone che non hanno seguito le regole. Non parlo di quelli come me che non l'hanno seguite, perché io sinceramente l'ho seguite come tanti altri, perché se siamo uniti questa situazione migliorerà e ci lasceremo alle spalle questo 2020 burrascoso, o aggiungerei nero. Bene ragazzi, io vi saluto e vi auguro una buona serata. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto e che non ci siano stati parecchi intoppi, però purtroppo intoppi, ringraziando il cielo, la console funziona, va bene, carica, sinceramente non mi posso lamentare. Per il momento è tutto ragazzi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!